Elsa Morante nasce a Roma il 18 agosto del 1912. Nella giovinezza si mette alla prova con storie, poesie, fiabe. Negli anni 30 inizia a collaborare con il Corriere dei Piccoli. Scrive i primi racconti. Alcuni di questi confluiranno poi nelle raccolte Il Gioco Segreto del 1941 e Lo Scialle Andaluso del 1963. 1936 conosce lo scrittore Alberto Moravia. Si innamorano. Nel 1941 si sposano. Nel 1948 la casa editrice Inaudi pubblica il suo primo romanzo, Menzogna e Sortilegio. Negli anni 50 stringe una forte amicizia con Pierpaolo Pasolini, Umberto Saba e Sandro Penna. Nel 1952 inizia a lavorare al suo secondo romanzo, L'isola di Arturo. Non uscirà prima del 1957, insieme a quel pasticciaccio brutto di via Merulana di Gadda e al Barone Rampante di Italo Calvino. Nello stesso anno è la prima donna a vincere il premio Strega. Nel 1958 pubblica una raccolta di poesie, Alibi. Nel 1965 tiene a Torino una conferenza intitolata Pro o contro la bomba atomica. Nel 1968 è l'anno del mondo salvato dai ragazzini. Il suo nuovo romanzo, La Storia, esce invece nel 1974. Vende 600.000 copie in poco tempo, suscitando un enorme dibattito. Nel 1975 Elsa si dedica a un nuovo libro, Araceli. Elsa Morante ha un brusco declino fisico. Nel 1980 si rompe un femore. Nel 1982 Araceli esce per Einaudi. Nel 1983 Elsa Morante tenta il suicidio. La domestica la salva. In ospedale le viene però diagnosticata un'idroencefalia. Il 25 novembre del 1985 Elsa Morante muore d'infarto.